Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, quello che abbiamo ascoltato oggi è un messaggio molto molto bello sul progetto di Dio, sulla famiglia uomo e donna. Questo è il cuore di questa domenica e se il Signore mi aiuta vorrei tanto brevemente e in poche semplici parole spiegarvi la bellezza e anche l'unicità di questo straordinario progetto d'amore fatto fin dalla creazione da parte del nostro Signore. Noi non pensiamo che quello che la Chiesa insegna sulla famiglia dipende solo dal fatto che c'è un sacramento. Vedremo che il sacramento è importantissimo, il sacramento del matrimonio, ma Gesù riporta il discorso alla creazione uomo e donna. Non è semplicemente conseguenza del matrimonio il fatto che un uomo e una donna si uniscono con un vincolo indissolubile, ma è frutto del progetto originario, creativo di Dio, che ha creato la razza umana distinta nel dimorfismo maschio-femmina, perché questi due diventassero una cosa sola. Che significa questo? Una sola donna per un solo uomo, per essere uniti finché morte non ci separi. Ecco, perché questo? Capite? Perché questo è il sigillo, è la rappresentazione umana della totalità e perfezione dell'amore di Dio. Voi provate a pensare, no? Cominciamo a fare una riflessione esperienziale. Se io in tutta quanta la mia vita conosco solo una donna, io vabbè, che capite, è un impersonale, io non posso capire, però facciamo una riflessione. E per tutta la vita mi dono soltanto a quella. È la stessa cosa che se io ne conosco 10, posso io dire alla decima ti amo totalmente, sono tutto tuo, mi hai avuto soltanto tu? Lo posso dire oppure no? È una domanda retorica, non lo posso dire, capite? Perché l'amore totale vuol dire la verità, io ti dono tutto me stesso. La totalità è proprio il sigillo dell'amore divino. Noi attendiamo sempre Gesù Cristo crocifisso. Gesù Cristo crocifisso si è donato a noi totalmente oppure no? A cinchia. Fino all'ultima goccia di sangue, quando gli è stato trafitto il costato, è uscito sangue d'acqua, proprio fino all'ultima goccia, perché sapete, il sangue, le ultime gocce di sangue si depositano proprio in una zona pericardica, quindi proprio fino all'ultima, capite? Quindi questo è un progetto originario del nostro Signore. Attenzione ora all'espressione che usa Gesù: non sono più due, ma una sola carne. Poi Gesù ha rafforzato questa originaria unione addirittura sigillandola con un sacramento. Veniamo brevemente a parlare del matrimonio. Allora, per farvi capire, sapete cosa dico io agli sposi e prima che si sposano durante i corsi del matrimonio? State attenti, ragazzi. Perché quando voi entrate in chiesa il giorno del matrimonio, entrano in chiesa due individui, giusto? Lo sposo e la sposa. E quanti ne escono fuori secondo voi? Ne escono fuori sempre due? Apparentemente ne escono fuori due, ma da quel momento in poi, guardate bene le mie manine, da quel momento in poi questi stanno così e Dio non ne vede più, ma ne vedi uno. Vi faccio un'altra domanda. Io adesso tra poco salgo sull'altare, giusto? Devo consacrare, va bene, l'ostia. Ma voi vedete qualche differenza tra l'ostia prima della consacrazione e dopo la consacrazione? Vedete qualche differenza? Sì o no? Non vi sembra la stessa? C'ha la stessa forma? C'ha lo stesso sapore? C'ha lo stesso colore? Tant'è vero che qualcuno non ci crede che nell'ostia consacrata è presente Gesù Cristo in corpo, sangue, anima e divinità, che dice ma capite? È la stessa cosa, no? Ma prima della consacrazione quello è un pezzo di pane, dopo la consacrazione che cos'è? È il corpo di Cristo, giusto? Allora, tanto attenti, perché è bello, è facile il disegno di Dio. Sentite un po', ma se io adesso consacro l'ostia, va bene, e oggi pomeriggio viene il Papa qua, viene Papa Francesco e dice la messa che ha celebrato con Leonardo non mi piace, voglio sconsacrare tutte le ostie che ha consacrato con Leonardo.
secondo cui Papa Francesco lo può fare. La posso consacrare al nostro, consacrato io, ma come il Papa? Non la posso consacrare. Non la posso consacrare nessuno. Una volta che è consacrata, non la può consacrare. Allora capite perché Gesù dice: non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce. Supponiamo che un matrimonio va a finire, un matrimonio sacramento va a finire male, d'accordo? Disgraziatissimamente, grandissime sofferenze per le famiglie. Mi raccomando, non giudichiamo mai nessuno, capite? La Chiesa ci ricorda di non giudicare mai le persone, perché dietro i fallimenti matrimoniali ci stanno, io ve l'assicuro, dei drammi da far raccapricciare. Sono sofferenze inaudite, immense. Quindi lasciamo perdere le persone, però parliamo della situazione, ok? Se un matrimonio che va in crisi, vanno dagli avvocati e adesso dopo la legge fortuna possono divorziare, quindi vanno in tribunale e il giudice pronuncia la sentenza di divorzio. Secondo voi, il matrimonio, se sono diventati così o sono rimasti così? Sono rimasti così, mi dicono qui dalla regia alle mie spalle, perché un uomo non c'ha il potere di demandire, capite? Non lo fa, capito? Quindi comunque non c'è. Ecco perché, vedete, tutta la disciplina della Chiesa, tutti i problemi, divorziati, di destra e sinistra. Il problema è questo qui, che tu rimani così. Allora, attenzione, c'è un caso in cui io potrei non consacrare veramente l'ostia. Mamma mia, dice Leonardo oggi che dice. Se io per esempio adesso salgo sull'altare, voi sapete che le parole della consacrazione sono ben precise, adesso si dicono ad alta voce, quindi voi potete controllare, state attenti quando predi, capito? Io devo dire, perdonate, mi perdono il Signore se lo ripeto fuori contesto, devo dire questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, giusto? Se io dicessi questo è il mio corpo regalato per la vostra salvezza, la consacro l'ostia? No, non è il mio potere cambiare quelle parole, perché quelle parole le ha pronunciate Gesù. Se io dicessi questo è il mio corpo regalato per la vostra salvezza, che succede? È valida la messa o no? È invalida, giusto? Vi fate la comunione? No, vi mangiate il pezzo di pane. Allora, quando è? Può essere qualche caso in cui il matrimonio è nullo? Penso che abbiate seguito tutti quanti la vicenda, si è parlato molto ultimamente di queste situazioni, no? Allora, un matrimonio potrebbe essere nullo. Cioè, non è nato veramente come sacramento. Capite? E questo è possibile, adesso non è questa la sede per approfondirlo. In quel caso, che succede? C'è un accertamento e se il matrimonio era nullo, è chiaro che il matrimonio non c'è mai stato. Quindi, così, quei due sono stati mai, anche se hanno, come dire, dato una parvenza, comunque sono andati in chiesa a sposarsi, ma così non ci sono diventati mai. Sarebbe come se un sacerdote pronunciasse una formula della consacrazione invalida, no? Oppure, faccio un altro esempio, se io celebrassi la messa, come dire, pronuncio le parole della consacrazione senza l'intenzione di consacrare, ma per esempio faccio l'incontro con i ragazzi del catechismo della prima comunione e per spiegargli la messa dico: guardate che quando salgo sull'altare io dico, e magari lo dico con l'ostia in mano, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, ma secondo voi quell'ostia che avevo in mano l'ho consacrata? No, perché in quel momento non c'avevo l'intenzione di consacrare l'ostia, no? Quindi molti matrimoni sono nulli per ragioni attinenti a questo esempio che vi sto dicendo. Però quando capite quindi quanto è bello e quanto è grande questa cosa qui, attenzione, quando è che dentro l'ostia cessa la presenza di Gesù? Ultima cosa, quando è? Quando l'ostia viene consumata, d'accordo? C'ho un'ostia, io tra poco la consacro, no? L'ostia grande che faccio dopo, la consumo. Tempo che le specie si consumano dentro il nostro corpo, 10-15 minuti, c'è ancora la presenza reale di Gesù? No. E quando è che finisce il matrimonio? Quando? Uno di due? Muore. La stessa cosa. Capite com'è la stessa idea? Capite cos'è, quanto è bella anche la grandezza di un sacramento, no, davanti al Signore? Com'è importante che noi possiamo riscoprirlo, ricomprenderne l'importanza e anche, capite, c'è una cosa grossa, c'è una cosa bella. E la cosa importante, adesso non c'è tempo di approfondirlo in questa sede, perché questa è un'omelia domenicale, questo è, cioè, vorrebbe un ciclo di catechesi per adulti, insomma, per approfondirlo bene, è che il nostro Signore ha voluto dare a questo già disegno originario della creazione fatto dal Signore la dignità di sacramento, quindi l'ha elevato, quindi conferendo una serie di grazie
immense e dei sigilli soprannaturali che fanno veramente della famiglia un luogo di perfetta santificazione. Voi sapete che è stata posta al centro della nostra attenzione quest'anno la famiglia, e la nostra parrocchia, come tutte le parrocchie, il vescovo ci ha raccomandato di farla diventare una bella famiglia, quindi con tutta quanta una serie di corollari e di luoghi. Io vi chiedo a tutti quanti di lavorarci tutti quanti un po'. Ricordiamo sempre che, come diceva il vescovo alla riunione di presentazione del piano pastorale di quest'anno, una cosa fondamentale è imparare a stare insieme. La famiglia, come dire, si solidifica, nasce quando le persone stanno insieme, imparano a stare insieme, imparano a volersi bene, imparano a parlare, imparano a dialogare. Dentro casa si spegne il televisore, si parla, a volte anche si parla in maniera un po', ci si confronta, capite? Questo va fatto a tutti quanti i livelli. Abbiamo tante occasioni, ecco, anche le cose che vivremo durante questa settimana, le vedete sul bollettino parrocchiale, questo momento di festa, di riscoperta anche della bellezza della nostra patrona, sia anche un momento in cui possiamo vivere un'esperienza di chiesa, i momenti in cui stiamo insieme, i momenti in cui scopriamo anche la gioia di ritrovarci appunto radunati come cristiani e come famiglia. Ci vuole l'impegno da parte di tutti per costruire una chiesa comunità, una propria famiglia, però è importante, ragazzi, perché fratelli e sorelle cristiani, perché se non abbiamo questa qualificazione, perché le persone dovrebbero venire in parrocchia? Capite? Semplicemente per avere qualche cosa di sacro, quindi un po' per avere un contatto con qualcosa di trascendente, di religioso, o anche perché trovano nella chiesa ciò che si dice agli evidenti: guardate i cristiani come si hanno, cioè c'è una differenza tra lo stare insieme come chiesa e lo stare insieme anche come comunità civile, come comunità cittadina. C'è uno stile differente che dobbiamo tutti quanti piano piano maturare e imparare, perché è modellato sull'immagine e sull'esempio che ha dato Gesù. Chiediamo a Maria Santissima, mentre ci apprestiamo a vivere questa settimana in suo onore, che ci aiuti a cominciare un cammino bello e impegnato da parte di tutti verso una edificazione di una chiesa più comunità e di una comunità improntata proprio all'immagine del modello della famiglia, dove ci si ama, si dialoga, ci si sta insieme e siamo tutti quanti concentrati a generare Gesù l'uno nell'altro e a portarlo, uscendo, il Papa ci raccomanda di fare, da noi stessi, per portarlo in mezzo a chi forse spesso, anche senza saperlo, lo attende. Siamo lodati Gesù e Maria.